perché in questa foto il cavalluccio marino appare intramato con un'alga. Perché il cavalluccio marino è una delle prime forme incarnative del regno animale, mentre l'alga è una delle ultime forme incarnative del regno vegetale. Perché in questa foto il cavalluccio marino appare intramato con un'alga? Perché il cavalluccio marino è una delle prime forme incarnative del regno animale, mentre l'alga è una delle ultime forme incarnative del regno vegetale.